l'impiego centrale dello Stato rappresenta per l'Italia una miniera inestimabile, in cui non soltanto gli storici, ma le cittadine e i cittadini hanno la possibilità di scavare per conoscere e capire non tanto e non solo la storia dell'Italia, ma soprattutto la storia degli uomini e delle donne che in Italia vivono e hanno vissuto. I documenti conservati dall'Archivio Centrale dello Stato hanno a che fare davvero potenzialmente con tutte le cittadine e tutti i cittadini italiani. E questa è una grandissima potenzialità di conoscenza o anche semplicemente di curiosità. L'Archivio Centrale dello Stato conserva la documentazione degli organi centrali dello Stato dal 1861 in poi, quindi dall'Unità d'Italia. Conserva anche la raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dello Stato, tra cui uno dei tre originali della Costituzione italiana, e quindi questo già mostra l'importanza di questo luogo. Conserviamo anche moltissimi archivi di enti di rilievo nazionale, quali può essere il CNR, la Cassa per il Mezzogiorno, l'Istituto di Ricostruzione Industriale, quindi chiaramente anche qui tutti gli istituti che hanno fatto la storia di questo paese e che quindi conservano nelle loro carte la documentazione che permette di ricostruirla. I momenti fondamentali della storia del centrale coincidono con delle svolte della vicenda nazionale. L'archivio del Regno, l'attuale archivio centrale, nasce proprio come una creatura dello Stato unitario. Con la Repubblica si crea un'esigenza che è alla radice culturale e morale della fondazione dell'Archivio Centrale, cioè la necessità di concentrare le fonti che permettano una riflessione profonda su quella che era stata la storia del paese a partire dall'Unità d'Italia. C'era la necessità di un'autobiografia della nazione in un certo senso, del passaggio dallo Stato liberale al fascismo e poi alla catastrofe della guerra. Nel 1953 fu fatta una legge apposita per istituire l'Archivio Centrale dello Stato. Poi si pose il problema dell'edificio, cioè dove conservare tutta questa documentazione. Per conservarla fu scelto questo edificio all'Eur, doveva essere il museo prima delle corporazioni, poi delle forze armate, e fu interrotta la costruzione, fu ripresa nel dopoguerra, nel 60 fu completata e fu cominciato a riempire delle carte delle amministrazioni centrali dello Stato che erano ancora conservate presso i ministeri. Sala Mario Serio è stata dedicata ad uno dei sovrintendenti più geniali che abbiano diretto l'istituto, che ebbe l'intuizione di aprire le raccolte documentarie anche agli archivi degli architetti e degli artisti. Con l'istituzione del Ministero dei Beni Culturali viene meno questa attenzione per la funzione amministrativa e statale delle carte. E la gestione degli archivi passa dal Ministero degli Interni appunto ai beni culturali. Quindi si inaugura una nuova stagione nella gestione e soprattutto nella valorizzazione degli archivi. Oltre agli archivi prodotti dalle amministrazioni dello Stato, conserviamo anche moltissimi archivi prodotti da altri soggetti che però sono complementari alle fonti che sono state appunto prodotte nel corso dell'attività statale. Per esempio conserviamo 220 archivi di personalità della politica, della cultura, dell'architettura, dell'arte, che appunto sono strettamente complementari perché in realtà mostrano attraverso l'attività appunto di queste personalità come è stata costruita l'Italia.
L'Archivio Centrale dello Stato, da questo punto di vista, ha avuto un ruolo fondamentale, perché è stato il primo archivio in Italia che ha proceduto a concentrare e raccogliere in maniera significativa gli archivi di personalità della cultura, soprattutto della politica, ma anche poi dell'arte, dell'architettura, in una fase in cui ancora in generale gli archivisti guardavano con un certo distacco agli archivi di persona, perché non avevano quelle caratteristiche fondamentali che gli archivisti erano abituati a vedere negli archivi, cioè un'organizzazione formalizzata, un valore giuridico di un certo tipo. Massimo Consoli può essere ritenuto uno dei fondatori del movimento di liberazione omosessuale in Italia. Ed era stata una proprio delle volontà di Massimo Consoli che il suo archivio fosse qui da noi. A me piace vedere Balbo in questa fotografia, testimonia questa immagine, secondo me, la grande passione dell'uomo per la macchina e per il volo. Negli ultimi anni l'approccio alla ricerca storiografica è cambiato notevolmente. Soprattutto è cambiato il panorama di studiosi che frequentano l'Archivio Centrale dello Stato e che in particolare consultano gli archivi di famiglia e di persona per i loro studi. C'è molta attenzione non più soltanto per i profili istituzionali, ma c'è anche un'attenzione per quelle figure, a volte anche secondarie, ma che hanno avuto funzione di mettere in relazione grandi nomi, e nei loro archivi, sebbene modesti anche nelle dimensioni, troviamo nuovi scorci di vita passata che spiegano a volte anni di studio. Cioè, un documento può essere quel tassello che ti spiega quelli che erano i grandi eventi del passato. Poter mettere insieme la voce dell'istituzione, la voce delle persone, questo garantisce su magari uno stesso evento, uno stesso periodo storico, di avere due voci diverse che consentono alla cittadinanza appunto di poter ricostruire in maniera più trasparente possibile la storia del nostro paese, che è l'elemento minimo perché si abbia una democrazia, oltre al fatto che appunto conserviamo documentazione che ha ancora valore giuridico e quello consente l'esercizio dei diritti del cittadino ora qui in questo momento. Questi faldoni sono lettere di ammiratori, possiamo dire, o comunque di entusiasti del regime, che scrivono, fanno presente il loro condizionato ammirazione e amore per il Duce. Per lungo tempo questo edificio è stato considerato come il tempio degli studi sulla storia del fascismo. Queste carte sono state in gran parte lette, studiate da grandi studiosi e storici come Renzo De Felice. L'immagine che noi oggi vorremmo trasmettere di questo istituto però è un'immagine diversa. È un archivio vivo, un archivio che è soprattutto aperto alle esigenze del contemporaneo e un archivio che da qualche anno conserva anche nuove fonti che saranno fondamentali per riuscire a riscrivere interi capitoli della nostra storia più recente. Queste sono le casette asismiche del comune di Melfi. Abbiamo descritto non soltanto le province, ma anche i comuni che erano stati danneggiati da un evento calamitoso di qualsiasi genere. Vi mostro qualcosa della serie modelli, dove ci sono invenzioni che un po' fanno la storia del design italiano. Per esempio, qui abbiamo un modello della bottiglietta del bitter soda Campari, depositata da Pietro Campari, ma in realtà il disegno è di De Pero. Questa è la carta intestata dell'ufficio notizie, questa è sempre la sezione di Roma. E all'interno di 16 milioni di schede comunque loro scrivono al comando di inviare informazioni circa la dichiarazione di irreperibilità del soldato. Questa è la piattaforma Arianna 4 che è stata realizzata e concepita proprio specificamente per le raccolte speciali, rispondendo ai quesiti e alle richieste dell'Archivio Centrale dello Stato.
Nell'aprile del 2014 l'allora presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi emanò una direttiva che richiedeva alle amministrazioni centrali dello Stato di provvedere al versamento anticipato e straordinario all'archivio centrale dello Stato di tutta quella documentazione che riguardava quegli eventi tragici che avevano caratterizzato l'Italia tra la fine degli anni 60 e il 1984 più o meno. Parliamo quindi delle stragi di Piazza della Loggia, di Ustica, della strage della stazione di Bologna. Le amministrazioni producenti la documentazione sono state investite del compito di provvedere alla declassifica di questa documentazione, quindi togliere la classifica di segretezza per poter consentire poi il versamento. Ci sono delle tematiche che in alcuni momenti sono più prevalenti, altre che vengono tenute in secondo piano ma che diventano poi di grande richiamo. L'archivio non è soltanto un'arca nella quale conservare questi preziosi cimeli. L'archivio è un qualcosa di vivo, di pulsante, che si nutre del tempo che attraversa. Il centrale deve continuare a sviluppare la propria politica conservativa, acquisendo certo archivi di personalità, ma anche, come ha cominciato a fare, archivi di associazioni, di enti, soggetti privati. Anche questo fa sì che l'archivio diventi effettivamente rappresentativo della realtà complessiva del nostro paese. Lo Stato è importante, ma oggi lo Stato in realtà vive sempre più in simbiosi con la società civile. Noi conserviamo sicuramente documentazione cosiddetta storica, di interesse storico, cioè quella documentazione che non serve più al soggetto, nel nostro caso all'amministrazione centrale dello Stato che l'ha prodotta per le attività quotidiane, cioè ha perso in un certo senso il primario valore giuridico. Però è da qui il nostro simbolo, che è il Giano Bifronte, che guarda avanti e dietro, anche quando arrivano nel nostro istituto. Questa duplicità, valore giuridico, valore storico, permangono e ne è un esempio proprio tutta una serie di registri, sono circa 1,5 milioni di schede che riguardano tutti i prigionieri militari e militarizzati che hanno conosciuto l'esperienza tragica della prigionia durante la Seconda Guerra Mondiale e sono l'unica traccia, ad esempio, che i familiari ci richiedono per finalità pensionistiche. Ecco, allora documentazione che prima vista sembra documentazione lontana del tempo, in realtà ha ancora vivissimo un valore e una rilevanza dal punto di vista giuridico. Quando mi sono recato per la prima volta al centrale, di fronte a tutti i repertori, gli indici, eccetera, eccetera, mi sono bloccato. Dei responsabili molto disponibili e mi hanno cominciato ad aiutare. Poi, superato questo senso di scoramento, sono diventato un frequentatore abituale dell'archivio centrale dello Stato. Il fatto di condividere con altri ricercatori i medesimi tempi, attese e rituali nel rispetto degli spazi e dei documenti motiva dal senso di appartenenza comunitario che è alla base di un sano atteggiamento nella ricerca e quindi nello sviluppo di un paese. Gli archivisti si trovano a diretto contatto con gli studiosi quotidianamente. La sala studio rappresenta il punto di contatto tra l'amministrazione, tra gli archivisti e il mondo esterno. Quindi è un'interfaccia importantissima perché ci permette di capire quali sono le esigenze di ricerca più attuali e quindi di orientare in questo modo il nostro lavoro. Non siamo, diciamo, una specie di frigorifero che conserva soltanto, ma è una finalità di fruizione a qualsiasi tipo di utenza. Per questo siamo detti anche gli arsenali della democrazia, della cittadinanza, perché non facciamo distinzioni rispetto al profilo dell'utente che ci richiede di poter accedere a ciò che conserviamo. A volte, se non si è addetti ai lavori, magari risultiamo anche un po' una cosa di nicchia. Si pensa che qui vengano soltanto, non so, docenti universitari o dottorandi. In
realtà non è così. Offriamo, diciamo, possibilità di ricerca ad una vasta fetta di popolazione, soprattutto negli ultimi anni, poi con l'uso delle nuove tecnologie, la pubblicazione online di database, di inventari. Il RICOMBART è richiesto per la consultazione pressoché quotidianamente, sia da parte di addetti ai lavori, quindi studiosi che cercano attraverso i documenti di ricostruire particolari aspetti del fenomeno partigiano, ma anche da parte di gente comune, privati cittadini, desiderosi di ricostruire particolari storie familiari. Questo piano conserva sostanzialmente la documentazione del fascismo e conserva anche uno dei fondi dedicati alla schedatura degli antifascisti, cioè il casellare politico centrale, e quindi abbiamo, diciamo, questo contraltare fra carte fasciste e carte dedicate alla repressione degli antifascisti. Dai fascicoli del casellario emergono anche i volti di tanti antifascisti. Tra queste ricordo in particolare l'espressione fiera di un giovanissimo anarchico di Genzano di Roma, che sotto il fascismo, dopo aver subito ripetuti pestaggi da parte delle guardie penitenziarie, fu mandato al confino politico a Ponza per aver semplicemente preteso dal padrone della cava in cui lavorava il salario che gli spettava. La documentazione che si trova è quella relativa alle persone che hanno avuto qualcosa a che fare con lo Stato. Altrimenti non si trova niente, cioè può essere anche il più grande antifascista, ma se non è stato controllato dallo Stato, non è stato fermato, non è stato mandato al confino, non è stato processato dallo Stato, non troveremo niente, perché questo è l'archivio dello Stato italiano. A differenza degli altri archivi di Stato che conservano documentazione legata al luogo dove si trovano, noi appunto invece spaziamo su tutto il territorio nazionale e quindi diciamo che chi fa ricerche in Italia, anche di tipo locale, viene comunque a fare ricerche qui. Non per niente abbiamo quasi 160-170 chilometri di scaffalatura, che sono tanti. E anche appunto per riordinarli e per metterli tutti in consultazione, diciamo un lavoro che non finisce mai, perché anche sulle cose già riordinate si possono sempre trovare nuovi spunti di ricerca. L'archivista è certamente la persona che ha un'idea generale del fondo, un'idea complessiva, perché l'ha lavorato tutto, l'ha visto in qualche modo formarsi, riformarsi, perché non sempre arriva ordinato. Se non arriva ordinato, l'archivista deve ricomporlo secondo il suo ordine storico e quindi fare un lavoro di investigazione per capire qual era la struttura originaria. E soprattutto l'archivista funge da bussola, perché spesso gli storici, anche i migliori, magari si concentrano su un determinato fondo archivistico, ma non sanno che magari guardando invece da un'altra parte riesce a trovare informazioni, diciamo, di tutt'altro tipo, ma che possono essere essenziali in ogni caso per la sua ricerca. Ma questo è un po', come dire, il bello poi degli archivi, cioè che dentro lo stesso documento si possono trovare mille storie diverse, ecco. Sono storie vive all'interno dei documenti e quindi questo mi ha sempre, diciamo, dato un senso di responsabilità nel restituire, ad esempio, nelle descrizioni, nel trattare la documentazione, comunque un senso di responsabilità rispetto alla professione. Molte volte, questo forse gli utenti non lo comprendono, quando noi non riusciamo a rispondere alle loro richieste, alcune volte succede, magari gli utenti non ci credono, però a noi ci dispiace molto, devo dire, perché sentiamo di non aver assolto completamente la nostra mission, la nostra funzione, che appunto non è solo conservare, ma far fruire, far conoscere questa memoria, condividerla con chi è fuori, no? Con gli utenti in generale. Due sono le prospettive su cui l'Archivio Centrale dello Stato dovrà lavorare nei prossimi anni, nei prossimi decenni. Da un lato il salvataggio del Novecento e dall'altro il pieno ingresso nel 2000, nel nuovo millennio. Il salvataggio del Novecento vuol dire che al Centrale di Stato devono finalmente confluire
tutti gli archivi che sono ancora presso i loro produttori, presso i ministeri, le amministrazioni centrali. Un secolo terribile, il Novecento, ma è un secolo anche di grandi progressi, di grandi trasformazioni, e di questo appunto il centrale deve diventare la testimonianza viva. Qui siamo nella stanza della sezione che si occupa del progetto, che è un progetto nazionale, della costituzione del polo di conservazione degli archivi di Stato. Conservazione degli archivi nativi digitali, naturalmente è un'attività di maggiore complessità perché è più complesso il digitale rispetto all'analogico. Si possono cambiare contenuti, strutture, firme di un documento digitale ed è più difficile individuarlo se non si mette in campo tutta una serie di attività di controllo, di valutazione e monitoraggio che allora consentono di individuare laddove il documento è stato manomesso. Non significa cambiare approccio al mestiere, ma naturalmente conoscere più cose, che avere anche la capacità di lavorare con altre figure professionali. C'è veramente un lavoro intenso, nuovo, che occorre fare, ma questo io credo che istituzioni come l'Archivio Centrale dello Stato lo possano fare con pieno successo, proprio perché hanno alle spalle una storia, un insieme di conoscenze, una capacità di comprensione della realtà che certamente, almeno in Italia, non è seconda a nessuno.